Buonasera a tutti e benvenuti al Museo Paul di Pezzoli per un'occasione davvero speciale di cui siamo eh, fieri e eh, anche emozionati. Eh, la storia parte da eh, quasi due anni fa, quando ci siamo posti il problema di cosa e di come riuscire ad accompagnare la storia conservativa del dipinto di Andrea Mantegna, Madonna con il bambino, che da sempre eh, ci dava grandi preoccupazioni, in realtà per la fragilità e la delicatezza eh, che mostrava eh, dal momento che eh, si vede sotto la pellicola pittorica addirittura il, la tela e quindi essendo il dipinto privo di preparazione di imprimitura che serve proprio ad agganciare il colore. Per questo questo dipinto eh, in realtà non è mai stato prestato all'esterno proprio per il timore che avesse dei, dei problemi, che potesse subire dei danni. Però abbiamo anche capito che dovevamo assumerci delle responsabilità. E questo era importante perché questa è una delle opere più importanti che il museo, che Gian Giacomo Poldi di Pezzoli aveva acquistato nel, durante la metà dell'Ottocento, eh, mentre arricchiva la sua collezione di dipinti e costruiva, cominciava a pensare alla sua come non solo una casa ma anche un museo. Allora, la storia inizia proprio a quel punto quando eh, ci siamo posti questo problema e abbiamo deciso di affrontarlo in modo sistematico, facendo dialogare insieme arte e scienza. Ma eh, prima di tutto, chiediamoci come era giunto il dipinto nella collezione di Gian Giacomo Poldi di Pezzoli. Quindi che cosa era? Uh, accaduto e, e quali erano stati gli attori di questo primo ingresso nella casa di Gian Giacomo Pol di Pezzoli. Quindi chiederei ad Andrea Di Lorenzo, conservatore del museo, che ha anche seguito e preparato questa mostra, di narrarci questo primo passaggio. Sì, il dipinto vanta una provenienza illustre, possiamo vedere la prima immagine di questo Segmento, ecco, dopo questa, eh, vediamo che era di proprietà di uno dei più importanti storici dell'arte e conoscitori attivi nella seconda metà dell'Ottocento, Giovanni Morelli, che era anche amico di Gian Giacomo Poldi Pezzoli, al quale vende il quadro nel 1861. Ma eh, scrive al suo amico Fiorentino Nicolò Antinetti una lettera del. Maggio, del 23 maggio 1856, in cui, fra le altre opere della sua collezione, descrive anche una Madonna del Mantegna a tempera forte, quindi già eh, descrive la tecnica esecutiva, di la tempera colla, che lui chiama tempera forte, col Bambino che dorme, che diceva un dipinto meraviglioso. e La Madonna, la, la testa della Madonna, purtroppo ha subito degli interventi di restauro e quindi appunto non è, non è perfetta. E gli, fu gli era stata venduta come opera di scuola del pittore, Scuola di Mantegna, ma invece lui l'attribuisce, quindi è lui l'autore di questa attribuzione a Mantegna, in prima persona. Un'altra lettera, un lettera di due giorni soltanto successiva, quindi del 25 maggio, scritta al suo amico uh, Otto Mündler, un, uh, un altro dei grandi conoscitori tedeschi, era tedesco, ma dei grandi conoscitori a livello internazionale di, di dipinti antichi, e racconta proprio l'acquisto quindi sappiamo che l'aveva comprato da pochissimi giorni ho acquistato la madonna di mantegna evidentemente in una lettera precedente già aveva anticipato il fatto che avesse scoperto questo dipinto e l'aveva la, comprato eh, l'aveva pagato 23 napoleoni d'oro che valevano ciascuno 20 lire quindi la gettava morelli di intervenire nuovamente con Fumagalli, un restauratore di Bergamo, Giuseppe Fumagalli, per eliminare questo intervento, per eh, perfezionare, migliorare l'aspetto della testa della Vergine. Nel 1861, quindi cinque anni dopo, il quadro viene venduto per 2000 lire a Pol di Pezzoli, quindi sappiamo anche che viene venduto per il quadruplo del prezzo che Morelli aveva pagato per il suo acquisto. E due anni dopo eh, eh, viene affidato il quadro a eh, Giuseppe Molteni. Vediamo la, la slide successiva per favore. Eh, un restauratore eh, fra i più importanti, forse i più importanti in assoluto, attivo in quel periodo, eh, negli, negli anni eh, successivi alla metà dell'Ottocento, che lavorava anche per eh, collezioni private e musei stranieri, come la National Gallery di Londra. C'è una lettera di Morelli a un altro suo amico eh, collezionista e storico dell'arte eh, Henry Lyard, in cui eh, dice appunto che Morelli eh, che non, eh, era, però anche allievo delle nostre accademie, e gli capitava quindi di partecipare a quella campagna comune dell'Accademia per la correzione delle imperfezioni dei dipinti antichi. Quindi aveva la superbia eh, molto. Eh, nella composizione, negli aspetti espressivi che i dipinti antichi eh, mostravano. E molti e... ne ha fatti di questi interventi, sì, anche qui, qui vicino a Brera, con lo sposalizio della Vergine di Raffaello, Vergine per esempio, e ci fu un grande scandalo proprio sì, a Milano. Ci fu una per polemica questa... che eh, indusse Molteni a, a scrivere anche un intervento per, per descrivere una. una, una Scritto appunto per raccontare come era intervenuto esatto. e in realtà aveva eh, certo. rispettato il dipinto antico, ma questo rispetto non l'ha sempre eh, manifestato. Vediamo una slide successiva. C'è un, un, un ecco qui, vediamo il eh, Molteni nel, nell'autoritratto che, che ce lo mostra sulla destra. Sinistra la Madonna di Mantegna prima di quest'ultimo intervento di restauro, quindi dopo l'intervento che Molteni aveva eseguito, e eh, in molte parti era stato alterato il dipinto con l'applicazione di una vernice che saturava i colori. Cosa che nella tecnica originaria la tempera colla non era previsto, quindi i dipinti eseguiti con questa tecnica non avevano una vernice superficiale, e aveva anche ingrandito la figura, come vedremo come è emerso poi nelle analisi compiute. All'officio delle Pietre Dure. Vediamo anche delle altre immagini che mostrano il modus operandi di Molteni. C'è un politico eh, di un pittore bresciano del Cinquecento, oh, Gerolamo Romanino, eh, che, eh, su cui Molteni interviene nel 1858, perché appunto lavorava anche per la National Gallery di Londra. E nel pannello centrale vediamo la succesione piano, che copriva in parte la figura del bambino. Questo era un, un aspetto del quadro che Molteni giudicava e anche proprio dal punto di vista estetico, eh, e, e quindi interviene modificando questo dettaglio. Vediamo la prossima immagine, ecco, in cui si vede a sinistra il dipinto prima del, dell'ultimo restauro eseguito. Eh, nel 1968 a Londra, la National Gallery, e a destra l'immagine eh, mostra il quadro come lo vediamo adesso, come l'abbiamo visto anche nell'immagine precedente. Molteni aveva nascosto completamente la testa del bue, torniamo un attimo indietro, che si era creato, e aveva eseguito nuovamente la testa del bue in secondo piano dietro quella dell'asino. Eh, proprio perché questa presenza del, della testa del bue in primo piano per, per un pittore accademico come Molteni è accettabile. Ed è questo okay. anche il, il modo in cui lui interviene sulla Madonna di Mantegna, alterando il quadro e ehm, eh, applicando questa vernice che attutiva completamente eh, i colori, eh, era come un filtro giallastro che, che nascondeva un po' tutto e intervenendo anche sulle campiture pittoriche. Eh, vediamo Vedi poi eh, ecco, l'immagine successiva. Ecco, le analisi compiute all'Opificio. Allora, è raggiunto il momento. Abbiamo trovato nell'Opificio delle Pietre Dure e Laboratorio di Restauro di Firenze l'interlocutore perfetto. Uh, tutti forse lo con conoscete, questo istituto che è famoso nel mondo proprio per la sua grande professionalità e per uno staff davvero straordinario uh, con capeggiato da Marco Ciat, e per i dipinti da Cecilia Frosinini e qui devo veramente ricordare con grande gratitudine come abbiano scelto di accudire questo dipinto e di eh, fare un percorso insieme a noi un percorso che è stato reso possibile grazie anche a Fondazione Giulio e Giovanna Sacchetti che ci hanno consentito poi di realizzare anche questa piccola mostra una mostra che quindi consente proprio un percorso di rivisitazione di tutti i passaggi. Una mostra che è stata anche con un allestimento un po' speciale eh, che è stato fatto da questi due architetti, Luca Rolla e Alberto Bertini. Quindi grandi amici tutti, si parte e cominciano le indagini, prima di qualsiasi altra decisione. Siamo quindi eh, nel, eh, 2000, eh, agli inizi del 2018. E dipinto a parte per Firenze. Vediamo le analisi. Ne sono state fatte moltissime e qui, grazie, davvero grazie, alla scienza, la scienza che ci permette di eh, vedere oltre la pellicola pittorica. In questo caso, vediamo attraverso la radiografia eh, un, tutta una serie di indicazioni. Per esempio, vedete al centro che c'è una sorta di sutura, infatti, c'era un taglio che andava a ha uh, un taglio nel, nella, nel dipinto che uh, andava dalla mano fino alla pancia del bambino su cui intervenne poi da retro con una foderatura Molteni e poi uh, ripianando uh, questo ma la radiografia ci dice soprattutto e ci ha detto soprattutto ed è stata rivelatrice in particolare del fatto che mentre noi avevamo sempre pensato che Molteni fosse intervenuto sul dipinto perché ammalorato sostanzialmente, perché con lacune, con cadute di colore, in realtà abbiamo scoperto, e lo vedete anche voi, che il dipinto era sostanzialmente buono, era intatto, non, non, non c'erano gravi perdite. E quindi a questo punto lo stupore, bellissimo, piacevole, straordinario, di una scoperta. Forse possiamo recuperare Mantegna. E quindi, eh, però, con una decisione non così facile perché ormai il dipinto era conosciuto, era diventato popolare per l'interpretazione anche che ne aveva dato Giuseppe Molteni. Quindi ci siamo a lungo confrontati e ci siamo confrontati anche con Massimo Cacciari. Ma, e perché con Massimo Cacciari? Perché. Avevamo presentato l'anno prima, nel 2017, un suo libro, Generare Dio, della collana Icone, Pensare per Immagini. L'avevamo presentata qui nel museo e lui aveva scelto come copertina proprio la Madonna col Bambino del Mantegna. E quindi l'aveva studiata e poi ci dirà come, e ci dirà la sua altura. E per questo io, mi sono, io gli ho scritto una mail dicendo, ma forse possiamo recuperare Mantegna, ma perdiamo Molteni. Cosa fare? La risposta fu lapidaria, recuperiamo Molteni, non, oh, scusate, recuperiamo Mantegna, non ho alcun dubbio. E quindi dopo alcune notti insonni eh, abbiamo dato il via al restauro, cioè alla pulitura perché sostanzialmente si è trattato di una difficilissima e qui viene fuori tutta l'abilità e la delicatezza e l'intelligenza dell'Opificio delle Pietre Dure che ha affidato a Lucia Bresci che già era intervenuta su un altro dipinto di eh, Mantegna una Madonna col Bambino che ora è all'Accademia Carrara e grazie a anche a questa conoscenza c'è stato un intervento di pulitura che ora vedrete e che ha consentito soprattutto di non andare a intervenire sulla eh, pellicola pittorica di, di Mantegna che non aveva vernici. Quindi dalla vernice si passava direttamente alla tempera. E quindi questa era una tecnica eh, che gli stessi eh, professionisti dell'ufficio delle pietre dure... Andavano a sperimentare eh, proprio per le, per le prime volte, ed erano molto interessati proprio a scoprire tutto questo. E proprio per questo, Andrea, vuoi parlare tu del sì. restauro? Sì, ecco, appunto, le, le analisi avevano mostrato che al di sotto dell'intervento di Molteni c'era ancora la pittura originale di Mantene quindi si è proceduto con le prime prove di pulitura. Torniamo alle immagini. Eh, per favore, ecco, si vede già in questa, in questa slide che alc in alcuni punti sul polso della vergine, sul piede eh, del bambino, sono state fatte dei primi saggi per provare a rimuovere questa vernice molto spessa che Moltene aveva applicato, che alterava completamente i rapporti tonali del dipinto e proprio la percezione dei colori. Qui vediamo un altro un dettaglio con la, la pulitura già effettuata su uno dei due piedi del bambino a confronto con l'altro piede e le, le, le gambe del bambino ancora eh, con la vernice di, di Molteni che hanno un aspetto completamente giallastro e Appunto, questi primi saggi fatti con un gel che veniva applicato per un tempo molto molto breve, ecco, si, si è visto, si è verificato che non danneggiava la pellicola pittorica sottotante. Quindi era possibile rimuovere questa cornice pur così spessa senza danneggiare il colore. Andiamo avanti con le immagini: si vedono anche le immagini progressive della pittura. Qui è stato eh, già pulito una parte del, del bambino, anche il panno bianco che ne avvolge il corpo. È tornato candido e non ha più quell'aspetto bruno-giallastro che aveva prima. E è stata eh, iniziata anche la rimozione dell'ingrandimento che Moltene aveva realizzato, che Moltene aveva ingrandito la figura della Vergine, prolungando fasce. Torniamo all'immagine, per favore. Ecco, due fasce ai lati adesso a sinistra che erano due fasce di, di tela non dipinta che erano destinate a rimanere sotto la battuta della cornice eh, che era stata progettata per il dipinto invece Molteni l'aveva usato quasi come un espediente spaziale facendo stagliare la figura contro quella che sembrava un'apertura una finestra una porta quindi alterando completamente la composizione del dipinto andiamo avanti con le immagini per favore vediamo appunto eh, la successiva col dipinto completamente pulito e eh, si è verificato a pulitura ultimata quello che le analisi avevano dimostrato, cioè che il 95% circa del dipinto originale di Mantegna era conservato, quindi c'erano poche mancanze. Torniamo all'immagine, per favore lo vediamo ecco pochissime mancanze e poi eh, nella successiva il restauro ultimato con appunto il ripristino delle, delle poche cadute di colore e anche una leggero, un leggero accompagnamento delle pieghe del panneggio sul manto della vergine sì perché erano state rivelate dalla radiografia sì. e quindi grazie alla radiografia si era potuto vedere quali erano le, la, qual era l'andamento del panneggio come l'aveva voluto Mantegna, mentre Molteni l'aveva a sua volta alterato, reinterpretato. Quindi la rimozione di questo intervento di Molteni ha fatto scoprire anche come eh, Mantegna avesse voluto il panneggio e quindi che è stato in qualche modo fatto uh, ripreso e fatto uh, restituito all'andamento all voluto dal pittore. Ecco, vediamo anche le altre immagini, ecco, che mostrano il confronto fra eh, il, il e successiva con il ripristino dei corretti rapporti tonali, cromatici e anche delle dimensioni del dipinto, perché l'ampiezza la composizione del dipinto andiamo ancora sulle immagini per favore e vediamo anche che eh, con, dopo il restauro si recupera anche meglio quello che è il significato profondo del dipinto cioè quello di una presurazione del futuro sacrificio di cristo andiamo avanti ecco, e quindi l'incarnato del bambino ha assunto un pallore che era quello che Mantenia aveva dato all'opera con anche dei riflessi di luce sulla fronte, per esempio, del bambino che invece la vernice di Molteni aveva completamente nascosto e poi eh, anche alcuni aspetti di grandissima qualità, nella, la, la dolcezza del volto della Vergine che ha invece una carnagione molto più scura, vedremo che c'è anche una, eh, un significato che ha rivelato il restauro molto importante dietro questo diverso colore dei due incarnati. Andiamo avanti con l'immagine: con un dettaglio che mostra l'occhio e i capelli della vergine in cui ci sono delle, dei fili d'oro che eh, eh, attirano. La... Poi alcuni altri dettagli di grande qualità, come la mano della vergine che preme sul corpo del bambino attraverso questo velo sottile che, che, lo, ehm, che, che, che in qualche sotto. modo indica anche la benda, le bende con cui sì. erano avvolti i bambini e che erano di colore diverso a seconda poi della classe sociale di appartenenza, neanche interessante questo aspetto e la delicatezza con cui Mantegna riesce a restituire proprio la leggerezza del, del velo che avvolge il bambino. Certo, con una tecnica pittorica eh, di grande semplicità perché la pellicola è pittorica sottilissima sono davvero pochi micron eh, grazie ai quali con i quali un grande pittore come Mantegna riesce però a rendere tutti i dettagli di un quadro così complesso vediamo anche la manina del bambino che prima quasi non si notava sotto la spessa vernice che il restauratore ottocentesco aveva steso invece ora traspare andiamo pure avanti Ecco anche si vede come appunto la pellicola pittorica. La pittura è stesa senza preparazione perché in questo dettaglio del piede del bambino ingrandito si vede eh, la trama della tela sottostante, quindi è proprio ah, dipinto pinto. direttamente sulla tela. Andiamo avanti. Stauro è una scritta che non si legge a occhio nudo nemmeno dopo l'intervento. Eh, torniamo indietro per favore: Nigra sum sed Formosa, una scritta che è Grazie a una mappatura fatta con il microscopio elettronico della zona, del, delle, dei frammenti di oro che sono nella zona eh, scura dello sfondo alla destra della testa della Vergine. Un verso del cantico dei cantici che è spesso eh, allusivo alle Madonne nere e potrebbe quindi questo essere anche una spiegazione del colore scuro che eh, mostra l'incarnato del volto, in particolare della Vergine. Andiamo pure avanti con le immagini, ecco, e quindi un confronto con il Cristo morto di Brera perché, come, come ho detto, il sindicato profondo della Madonna col bambino del Museo Pol di Pezzoli è proprio una prefigurazione del futuro sacrificio. Il il panno bianco che avvolge il corpo del bambino allude al sudario, alla sindone che avvolse il corpo di Cristo dopo la morte, proprio come nel eh, dipinto di Brera, il Cristo morto, in cui vediamo il corpo di Cristo con questa prospettiva straordinaria, steso sulla pietra dell'unzione con lo stesso drappo bianco che, che lo avvolge. L'espressione malinconica e eh, assorta della Vergine significa proprio questa sua... Eh, prefigurazione, premonizione del futuro sacrificio del figlio che lei vorrebbe proteggere abbracciando il corpo di, del bambino eh, il cui sonno allude già alla futura morte e anche con il, il manto che eh, copre la testa del bambino però lei è eh, presaga e consapevole del fatto che non potrà proteggere il figlio dal destino di sacrificio per la salvezza del genere umano. Va sottolineato che il dipinto, di, come vedete, è di piccole di dimensioni ridotte, proprio perché era un dipinto destinato alla devozione privata, quindi la committenza sicuramente era una committenza eh, che voleva nella propria dimora un dipinto di questo con questa raffigurazione. È interessante anche notare la presenza quasi invisibile dell'aureola, cioè è un filo d'oro che circonda il, la testa della Madonna e del bambino e quindi a indicare di nuovo questa Madonna Madre, l'intimità della casa, cioè veramente un grande cambiamento rispetto anche alle, eh, diciamo alla raffi raffigurazione tradizionale della Vergine che era eh, trionfante, che spesso eh, rappresentava anche la Chiesa stessa. Ecco, vediamo forse l'ultima immagine. Eh, C'è ecco, sì, un confronto col Cristo eh, del Museo di Correggio, sempre dipinto da Andrea Mantegna, che reca la firma e la data apposta dall'artista 1493, che mostra eh, dei simili eh, sbattimenti di luce sul volto di Cristo e sul collo, che si vedono anche nel bambino del dipinto del Museo di Pezzoli, e anche un inquadramento della della figura di Cristo attraverso una cornice dipinta in questo caso che eh, copre in parte le spalle del, del eh, di, di Cristo proprio come nel dipinto del museo di Pezzoli la cornice vera eh, inquadrava la figura della Vergine in parte scontornandola e facendola apparire dietro un'apertura non davanti come Molteni aveva fatto invece eh, apparire eh, impropriamente andiamo avanti Ecco, anche la, la cornice è stata modificata, sono stati inseriti due listelli all'opificio delle pietre dure ai lati che nascondono i due, le due fasce non dipinte che prima si vedevano e che sembravano fosse appunto un espediente spaziale introdotto da Mantegna, ma che invece era stato impropriamente realizzato dal restauratore ottocentesco. E vediamo la eh, successiva. Ecco, un confronto anche con la Madonna, col Bambino di Mantegna dell'Accademia Carrara, eh, su cui pure era intervenuta la restauratrice Bresci dell'Officio delle Pietre Dure. E adesso i due quadri, eliminato l'ampliamento che Moltene aveva introdotto nel dipinto del Museo Paolo di Pezzoli, i due quadri hanno le stesse dimensioni, proprio precise, quasi al millimetro, quindi sono due dipinti gemelli. E anche nell'aspetto, grazie all'eliminazione delle aggiunte che Moltene aveva introdotto, ah, sono molto più simili di prima. Quindi, davvero, sono due opere molto simili che sarebbe anche bello prima o poi magari eh, esporre. Riunire, riunire insieme. Ecco, vediamo l'ultima che è proprio la copertina no, ecco, ecco. del libro. E qui Cacciari. entra in scena, e siamo molto felici e lo ringraziamo molto, eh, il professor Massimo Cacciari. Come vedete era stato lui nel 2017 a, a volere questa immagine eh, come copertina del suo libro Generare Dio e a questo punto eh, oggi l'incontro col, finalmente col vero Mantegna. Sì. Eh, a come, come percepisce, come, ma, eh, come io, sente quest'opera adesso? Beh, io sono emozionato come sempre quando mi trovo al cospetto di questa Madonna col bambino, e, e, ma anche molto felice oggi, perché la mia interpretazione di questo quadro sembra avvenuta dopo il restauro, è vero proprio. Eh, è quello che è quello che si poteva percepire fosse questo quadro anche malgrado malgrado il, gli infelici interventi che aveva yeah. subito e, e soprattutto per alcuni aspetti che vorrei adesso però scusate che non posso dare le spalle a, alla signora e è molto diverso, come vedete, dal, da quello dell'Accademia di Carrara, il come Carrara ha quell'aria stupefatta del bimbo, ma la drammaticità di è, di questa Madonna col bimbo, è assolutamente insuperabile. Dal punto di vista iconografico, gli orientali direbbero che è una classica glicofilusa, cioè la, la Madonna della dolcezza, della tenerezza, la Madonna che guancia guancia col bimbo. Ma in realtà eh, questo quadro è tutt'altro che così tenero, è un quadro drammaticissimo. Eh, lei prima ha ricordato alcuni aspetti che io stesso nel libro sottolineo. È evidente che questo bambino è una, è una, una figura futuri, si dice in teologia. Cioè il, il significato di questa figura non sta nella... Nella figura stessa, questa figura indica il futuro di questa figura, è il bimbo, ma nello stesso tempo è indubitabilmente il, il deposto e questa, questa, questa vergine è anche la vergine che accoglie poi dalla croce il figlio. Non c'è dubbio che è così. Sono figure futuri. Tutte e due, ma il bimbo con particolare intensità. E questo ristauro ha messo in evidenza quello che era evidente, cioè che è anche un sudario quel, 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 quel portanfano, È un portanfano, ma è un sudario, è evidentissimo che è un sudario. E, 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 e la Madonna cerca di, di far respirare questo bambino, vedete? lo tiene teneramente, cerca di farlo respirare, ma guardate il, lo sguardo della, della, della Vergine. La Vergine è quasi pare quasi persa nel vuoto, non guarda il bimbo, non è rivolta al bimbo come spesso avviene nella, nella glicofilusa diciamo, tradizionale, è, è persa nel vuoto, medita, medita, come io ho sottolineato nel mio libretto, appunto, la Vergine medita. Medita che cosa? Ma medita sul destino perché lei è stato annunciato che questo figlio è, è un re, che questo figlio è un salvatore, ma è, questo figlio è, è un poveretto, è un figlio infante, questo figlio è un nepios, questo figlio è impotente. E allora com'è che si combinano queste cose? Questo annuncio straordinario che ho avuto dall'angelo e questo figlio che ora non mi respira neanche. Che devo raccogliere in me, nel mio seno, per, per dargli la mia vita, tanto è fragile, tanto è debole, tanto è pallido. E, e, e quindi c'è questo rapporto drammaticissimo. E la Madonna medita su questo, dubita, dubita e medita, dubita e medita. È tutt'altro che una figura, figura banalmente sentimentale o di banale obbedienza, è proprio misericordia, ma nel senso più radicale del termine cioè il suo cuore è spezzato da questo dubbio da questa meditazione da questo dubitare meditando non dubitare basta ma meditando cercando cercando una risposta che chiaramente non trova che chiaramente qui non ha ma ha messa in evidenza altre cose straordinarie veramente che sulle quali dovrò aggiornare anche il mio libretto ovviamente un motivo, motivo sul quale veramente riflettere, perché quella scritta eh, autografa, credo, che rinvia al testo eh, del, del cantico dei cantici, eh beh eh, questo non c'è alcun dubbio, eh, eh, è la sposa del cantico dei cantici, la sposa del cantico dei cantici, quindi qui è anche la sposa, è la sposa del figlio, è la sposa del figlio. Eh, questa, questa affinità profonda, questa simpatia nel senso etimologico, no? questo pathos, questa sofferenza comune tra le due figure, è anche uno sposalizio, è anche una, un, un congiungersi radicale proprio mente e, e carne. Eh, questo, questo è straordinario questa, questa, questa scritta che è venuta fuori e il volto nero della Vergine, non c'è dubbio, è voluto è un richiamo esplicito alla sposa del Cantico dei Cantici. E cosa c'entra qui la sposa, eh, la sposa del Cantico dei Cantici? La Vergine indicata come la sposa del Cantico dei Cantici. È rarissimo questo, è, è abbastanza straordinario questa indicazione che questa è la sposa. Certo si può dire anche interpretazioni diverse, si può dire ci può essere un rimando anche di carattere più tradizionalmente religioso, ma qui la sposa che accoglie in sé questo figlio e, e, e ne ha cura e, e, e ne pensa il destino ed è da questo presagio doloroso no? Sul, su quello che potrà accadere del figlio, ma è un presagio ancora, non è una risposta. Quindi questo, questo dipinto resta in quest'area di, di sospensione quasi, mm. no? sì. tu stai sospeso, ma, ma questo, fi, questo bambino, che è un bambino che ancora è lì, però avvolto in questo, in questo, in questo pallore che adesso è venuto fuori, no? questo pallore. Che fa contrasto con il volto bello e nero della sposa, questo contrasto, è, è veramente straordinario. Cioè, è dal restauro è venuto fuori qualcosa di veramente straordinario, in questo, in questo dipinto, proprio da, da pensarci bene, questa, questa, questa corrispondenza, questo pallore che è il risultato dal restauro e questo volto bellissimo e nero sottolineato da quella scritta, quindi non può essere dubbio, insomma, è voluto quel volto nero, quel volto scuro, quell'ombra, è un altro tema è del mio libretto, l'ombra, no? è, è, è l'ombra del Signore che, si, che copre Maria al momento dell'annunciazione, l'ombra del Signore. E qui è l'ombra di Maria che copre il figlio, eh? è l'ombra di Maria che si, si posa. Si posa sul pallore del figlio. No? Vi è questo richiamo chiaramente. Secondo me non, non può essere. Sapete, i pittori in quell'epoca erano persone come adesso, per carità, eh, assai colte, eh, quindi eh, Mantegna poi, eh, eh. Eh, appunto. Quindi quest, tutti questi rimandi è difficile che siano, che siano non voluti. Anche questo, quel volto scuro, da un, pa, da un, da un, da un punto di vista, da una parte, rimanda alla. Al cantico dei cantici, all'idea della vergine sposa, sposa, e dall'ombra, il tema fondamentale dell'ombra, eh, l'ombra del Signore si, si rivela direttamente, ma si rivela attraverso la sua ombra quasi, dando ombra, e qui l'ombra di Maria che si posa, eh, la guancia ombrosa di Maria, quasi si, si posa sopra il figlio, cercando, cercando di dargli la sua vita, no? cercando di rianimarlo, cercando di, di... neanche di consolarlo, consolarlo non è la parola esatta, cercando proprio di, 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 di far sentire io ci sono con te, ci sarò fino alla fine, fino alla fine sarà con lui, no? perché Maria e le donne sono le uniche a stare insieme a Giovanni fino in fondo ai piedi della croce di Gesù, no? tutti gli altri tradiscono, tutti gli altri tagliano la corda come è noto, no? solo Maria. E le Madeleine sono ai piedi della croce insieme a colui che eh, Gesù indica a, a Maria come suo figlio, cioè diciamo l'alter ego di Gesù, Giovanni. L'alter ego di Gesù. Di fatto è come fosse Gesù stesso ai piedi della sua croce. E, e, e questo tutto è, è come si fanno a vedere tutto questo in questo quadro? Questo quadro è proprio figura futuro, è una cosa straordinaria perché sono quei quadri in cui l'immagine è questa immagine e insieme quello che verrà. Eh, vorrei indicare dei quadri da, da leggere insieme a questo, come, come faccio nel, nel mio libretto, insomma i quadri da leggere insieme a questo sono alcuni quadri di bellini sostanzialmente. Sì dove siamo in situazioni analoghe, ma senza questa intensità, secondo me. Tutto questo, tutte queste parole sono, secondo me, adatte soltanto ad un quadro, a questo, sostanzialmente. Però ci sono dei dipinti del Bellini che, che, che vanno letti insieme, secondo me, eh, da questo punto di vista, cioè quelli in cui la Vergine eh, tiene, è una Vergine in trono. Tiene, tiene il figlio sulle ginocchia, ma il figlio, il figlio, figlio bambino, ma il figlio è, è in una posa proprio come, proprio come il Cristo deposto di un altro quadro del Bellini certo. sul, 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 sulle ginocchia diremmo, della Madonna. Certo. Eh, cioè presagi o un altro del Bellini in cui il figlio è proprio quasi stremato, accanto alla madre, ma è stremato. Sono quadri che si presentano in chiave tradizionale, cioè nel senso, una Madonna addirittura in trono, eccetera, eccetera. Ma c'è la, la stessa idea che questo bambino è il crocefisso. E allora dare l'idea di un bimbo che è il crocefisso è davvero difficile, lo capite. È molto difficile. E non lo puoi dare soltanto attraverso la figura del bambino. Devi darlo anche attraverso il modo in cui la mamma, la madre, lo vede, lo raccoglie, lo medita, ne ha cura. E quando queste, queste, queste due figure entrano in una tale tensione, entrano in una tale corrispondenza, entrano in una tale simpatia, allora hai, hai l'esito straordinario che, a mio avviso, questo quadro presenta. E che il restauro ha messo. Meravigliosamente in evidenza, meravigliosamente in evidenza. Ripeto, eh, in generale non avrei una, una, una parola da aggiungere a quanto già avevo scritto, tuttavia, la dimostrazione dell'esattezza di quell'interpretazione è eccezionale, voglio dire, e, arri e, e straordinariamente arricchente. Tutto diventa ancora più complesso, capite? Tutto diventa ancora più complesso perché l'amore tra queste due figure non è più soltanto l'amore tra, la, tra la madre e il figlio, ma è uno sposalizio, cioè è figura futuri di qualche trionfo della Vergine. Meraviglioso. Vabbè. Il più bello, secondo me, non c'entra nulla né stilisticamente né come epoca. A Santa Maria in Trastevere il mosaico. Certo. Il mosaico c'è il trionfo della Vergine con il figlio. Sono accanto e il figlio tiene la mano sulla spalla della Vergine. Tiene così. Proprio. E lì sono veramente il trionfo della Vergine e ritrova il figlio come tutto, come figlio, come sposo, come tutto. E questa idea della... Nirasum sed formosa, e beh, vuol dire che in questo quadro mantegna, vede il figlio e la madre non solo come figura futuri della loro unione ai piedi della croce, dove dice la teologia, quella poca teologia che si intende di Maria, dice che Maria partorisce lì il figlio. Maria e Piedi della Croce nel suo dolore sono i dolori del parto, dicono i teologi francescani: sono i dolori del parto. Quindi, qui vi è la figura futuri di questo incontro ultimo, ma vi è anche la figura futuri se si vuole di quelle nozze ancora più ultime, che sono ottenibili, che possono essere raggiunte soltanto attraverso il sacrificio. Quindi, beh, insomma. Eh, Credo che, a nome di tutti quelli che verranno a visitare il Museo Unpol di Pezzoli e a rivedere la Madonna col bambino di, del Mantegna, dobbiamo essere veramente grati a voi che ne avete curato il restauro e, e ai tecnici che l'hanno eseguito. Grazie professore, davvero per questo arricchimento di lettura eccezionale che conferma la bontà della decisione che abbiamo preso tutti e eh, vi invitiamo davvero, però eh, dopo questa straordinaria lettura eh, che ci ha arricchito e ci ha emozionato, ci ha restituito tutta una serie di significati molto importanti, eh, contiamo davvero che i musei possano riaprire presto. Perché sì. c'è bisogno della bellezza, c'è bisogno di questo risarcimento in questo periodo in particolare. I musei sono in sicurezza, i musei, vedete, continuano a lavorare per condividere, per condividere il percorso che è un percorso di protezione, di tutela e di condivisione. E quindi l'emozione di vedere da vicino quest'opera sarà per ogni spettatore che verrà a vederla. Unica e la porterà dentro di sé. Ma da stasera arricchito da questo importante contributo, per cui ringraziamo profondamente. Sono io che vi ringrazio e, e vorrei Cacciani. insistere sul, vostro, sul suo appello, perché ritengo che non ci sia alcuna ragione al mondo per cui i musei devono restare chiusi, possono lavorare in perfetta sicurezza è stranoto era noto prima e dopo credo che nessuno si sia contagiato venendo ai musei. No, quindi, eh, abbiamo, quindi, abbiamo solo quindi, constatato la gioia dopo il primo lockdown sì. delle persone che venivano per ritrovare le proprie, le, le proprie opere, Ma le certo. opere che sono, che sono la nostra identità, che sì. sono la nostra storia, che sono eh, dentro di noi e quindi che nessuna immagine potrà mai sostituire. C'è un bisogno straordinario di valori spirituali che adesso sono Appariti. Abbiamo tutti bisogno di, di ritrovare questi valori queste anche nei musei, anche nelle opere d'arte che, che amiamo così tanto. Queste che, e che che emozioni. Che sono, sono piene di significati profondissimi come ha dubbio. dimostrato Massimo Peccia. Quindi vi aspettiamo e ringraziamo di nuovo per questo incontro che ha arricchito anche tutti noi eh, di, di nuovi significati e dell'importanza anche della… Circolarità dei saperi, cioè dobbiamo essere tutti insieme a metterci a disposizione per leggere e per restituire alle opere tutti i significati. A noi il compito storico-artistico di tutela, di protezione, ai filosofi, ai letterati, di arricchire e di farci capire come non basti una visita per eh, completare e raggiungere tutti i significati e le stratificazioni che opere di questo, le opere del nostro passato e di questi grandissimi, coltissimi, come giustamente diceva il professor Cacciai, eh, artisti eh, che mh, ci restituiscono per darci l'identità e per progettare anche il nostro futuro.